おはよう、みんなさん。ペーパーマリオ、ザ・オリガミキング、ようこそ。ma anche no。Bentornati ovetti su Paper Mario The Origami King. Ecco, molto meglio. Nello scorso episodio abbiamo esplorato Ninja Land, abbiamo completato una trading quest e abbiamo dato un osso a Caterina? Sì, Caterina, ok. E abbiamo sbloccato questo edificio, che a quanto pare è molto importante, quindi andiamo subito nella casa dei tranelli, dove a quanto pare c'è anche Luigi. Benvenuti nella casa dei tranelli. Ebbene sì, signore e signori, si tratta di un percorso pieno di trabocchetti. È la casa dei tranelli. Riuscire a superare le trappole ninja? O ninjamperete in qualche trabocchetto? Eh? Eh? Capita? Cosa? Un percorso pieno di trabocchetti? Ha detto trappole ninja? Sarà pericoloso? Non so, ma a me sembra... troppo bello! Risolvere enigmi, evitare trappole e sfuggire agli attacchi come i ninja? Non vedo l'ora. Andiamo, dai! Entriamo, entriamo, entriamo! Guarda, Bobby è già pronto e già di suo somiglia un po' a un ninja. Vieni con noi questa volta, vero Bobby? Non credo. Voglio dire, non ho certo paura di avventurarmi al buio in una micidiale trappola che pullula di scaltri ninja. È solo che tutta questa storia sembra un po' troppo infantile per uno come me. Ecco. E dai, non fare sempre così. Vedrai, sarà divertente. Beh, Bobby antifesta. In ogni caso, c'è qualcosa qui, quindi prendiamo 1000 monete e vedo il Todd incastrato qua sopra, quindi libera! Oh! Oh, grazie! Ah, come mai le stellette ninja sul cartello non si muovono? Spero che sia tutto a posto. Non si muovono? Ah, vabbè, ci sarà qualche casino da risolvere e poi si muoveranno. Altro Todd, e là vedo uno scrigno! Non ci sono porte e qua sotto c'è un altro Todd, quindi buon per noi. Liberato. Come hai fatto a trovarmi sotto quel sasso, Mario? Mi ero perso. E non sono il solo. Ho visto entrare un tipo alto e magro che sembrava perso anche lui. Ok, quindi è Luigi? Vabbè. Voi andate pure, divertitevi. Io vi aspetto qui fuori. No, dai. Sicuro, sicuro, sicuro? Peccato, ci mancherei molto. Beh, allora, ci vediamo. Benvenuti, aspiranti ninja. Siete pronti per mettere alla prova le vostre tecniche shinobi? Per uscire indenni da questo luogo, è necessario conoscere a menadito l'antica arte del Funguzu. Il vostro livello ninja verrà stabilito in base al numero di ninja nascosti che riuscirete a trovare. Ok. Riuscirete a raggiungere il livello più alto? Se otterrete un punteggio perfetto, vi aspetta un ricco premio. Altro minigioco. Per 1000 cartoncini, Mario. Sono super emozionata. Senti, se ti perdi, usa pure X per chiedermi aiuto, d'accordo? In questo modo, passeremo entrambi la prova, ma solo io potrò vantarmi di essere una vera ninja. La casa dei tranelli è aperta! E vai! Ninji ferma nessuno a noi! Forza! Shobu! Cominciamo! Cosa devo fare? Beh, c'è un oggetto qua, quindi grazie mille. Allora, non voglio già chiedere aiuto ad Olivia, quindi qualcosa nascosto qua, sul muro. Sì. Ok, quindi quello è un ninja nascosto da trovare. Ce ne saranno altri nell'ingresso? Non credo. Forse sì, ma... vediamo. Blocchi nascosti, no. Ok. Voglio provare a prendere la ricompensa grande. Se riesco a prenderla bene, altrimenti pazienza. Adesso nei muri. Suppongo che in realtà ci debba essere qualcosa che...
non lo so, di diverso. Tipo, non lo so, c'è una rottura nella parete. Ecco, in quel caso là ci sarà appunto un ninja. Oppure un qualcosa da colpire, appunto. E infatti, quindi colpiamo tutto e cerchiamo tutto. Esamina. Ok. Tira. Aha. Aspetta, questo vuol dire che tira. Questo vuol dire niente a quanto sembra. Posso però tirare qua. Finiamo però l'esplorazione. Qua posso aprire. E c'è un'altra leva. Cosa, tendina, insomma. E altro lato. C'è un altro coso. Ho fatto bene a controllare qua. Si apre. E c'è un altro coso. Perfetto. Altri punti. Qua si esce. Sembra non esserci nient'altro. Qua non si può aprire nulla. Andiamo avanti allora. E si chiude anche la pergamena. Buono, 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 buono. Allora adesso. Oh, 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 origami ninji. Oh, oh, oh. Ok. Battaglia ondate. Ninja. Parata e compagnia bella. Mettili in riga. Allora, ninja è un nuovo nemico. Anzi, ninji è un nuovo nemico. Circa, ok? Conosciamo già altri ninji, ma mai visti in forme origami, quindi. Allora, direi scarpe lucenti. Credo bastino. Vediamo un po'. Turno di Mario. E andiamo con 1, 2, 3, 4. Perfetto. I ninji hanno meno punti vita degli Sneffit. E ovviamente le scarpe se ne vanno dove so io. Ne abbiamo un altro paio, se non sbaglio, quindi dopo le metterò. Credo. Vediamo. Sempre così? Sì, perfetto. Formazione riuscita. Abbiamo inoltre, appunto, altre scarpe lucenti. Quindi Mario, vai, distruggili. Perfetto. Ah, giusto. Altra cosa importante è che ieri non solo abbiamo ottenuto l'accesso a questo posto, ma abbiamo anche ottenuto, ok, un martello di fuoco e un martello di ghiaccio. Ricordate? Li proverò appena possibile, perché sembrano molto interessanti. Dammi coriandoli, perfetto. Allora, le piattaforme chiare si sono appunto girate, quindi ce ne sono altre. E ovviamente si gireranno tutte quante. Esatto, attenzione ai ninji. Attenzione ai ninji, ok. Battaglia ondate. La seconda battaglia. Vediamo un po' come va e poi decideremo il resto. Intanto faccio 6 punti vita quando salto sulle persone, insomma, quindi buon per noi. Allora, mettili in riga, vediamo un po'. Ah, facile, facile. Un po' come prima, insomma. Formazione riuscita. Mi avete inoltre detto che ho sbagliato ad usare il fiore. Devo premere A al momento giusto per usare bene il fiore. Proviamo, dai. Fire Flower. Non ho premuto per niente bene il fiore. Ok, non voglio sprecarne altri. Però tanto per riprovarci, perché magari è davvero un errore mio. Mi avete detto premi A quando la pallina è grande. Ci provo. Ah, ok, quindi avete ragione, perfetto. Anche gli oggetti hanno quindi più potere, insomma, in base a come fate le cose. Lo vedo? Sì, lo vedo, lo vedo. Sempre la solita cosa di... com'è che si chiama? Mettere insieme i nemici che sono arrabbiati. Quindi, come avevo già detto... Proviamo le scarpe normali? Sì, dai. Come avevo già detto... Ce la bastano? Olè, olè, olè. Assolutamente no. Ok. Dicevo, ci riuscirò. Mettete insieme quelli arrabbiati. Ce l'ho fatta. Quindi, le scarpe normali non bastano. Un martello forse potrebbe andare bene, ma... Finché non li metto in linea bene per una martellata, niente, insomma. Turno nemico, ok. I ninja attaccano in questo modo. Aia, dolore. Fortunatamente si sono messi bene in riga, quindi abbiamo due mosse. Sì, vabbè, una mossa in realtà, eh. Olè. Formazione perfetta e ciao ciao, miei cari ninji. Tanto per dire, adoro i ninji. Parlando di nemici della armata di Bowser, perché tecnicamente parlando lo sono, sono tra i miei nemici preferiti di Mario, che non siano boss, ovviamente. Allora, altri cosi qua, oh mio Dio! Ok, ultima battaglia ondate che credo di tagliare.
Tanti bei soldini, eh? Inoltre, Olivia ha usato... Oh, nice! Il potere del cartomagno dell'acqua. E ci sono altri di questi cosi qua sotto, quindi bisogna comunque svelare il percorso. Allora, adesso... cosa volete che io faccia? Non arrivo su quelle lanterne, quindi... pazienza. Vediamo. Oh, là vedo qualcosa. È una cordicella, e infatti... dai, tira! Ah, ok. L'ho visto, l'ho visto. Vediamo un'altra cosa, tanto per... questi qua si muovono? Sembra di no. Allora... ah, beh, in effetti posso passare da qua, giusto? Sì, perfetto. Ninji? Due ninji. Tre ninji. Ah, 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 tre ninji. Va bene. Allora, questo è un gioco 3D. E infatti... Allora, qualcosa... no? Era semplicemente una... qualcosa di strano attraverso il coso. Qualcosa qua. La mia campanella Todd... posso andare anche dietro? Sì, ok. La mia campanella Todd non sta suonando. Quindi vuol dire che non ci sono Todd nei paraggi. Questo coso lo posso colpire a quanto sembra. Ok. Vediamo. Qua? No? Non posso andare nello stagno. Ok. Qua posso andarci. Per prendere altri cosi e basta, sì. C'è questo coso che... ah, ok, nice, vai. Secret. Andiamo. Ah, parlando di Todd. Tira. Ok, ma parlami anche un po'. Dai pure un'occhiata in giro. Spero che ti piacciono gli ingranaggi e le pareti di colori tristi. Per te questo è un colore triste? Ok, allora abbiamo visioni diverse dei colori. Qualche altra cosa? Qua sopra c'è un blocco nascosto? No? Ok. Negli armadietti ci sono cose buone, ok. Qua c'è un altro Todd da staccare, quindi stacchiamolo e salviamolo. Eccolo qua. E nell'ultimo armadietto... davvero? Ok. E nell'ultimo armadietto... non c'è niente. Perché? Fammi uscire... ok. Parlami. Questa è la sala di controllo della casa dei tranelli. Sono i macchinari sotto di noi ad alimentare tutte le trappole trabocchetti. Niente male, eh? Quindi vuol dire che devo andare qua sotto per spegnerli e fare qualcosa di buono? Ah, non riesco a muovermi. Qualcuno mi aiuti. Meglio se Mario, ma va bene chiunque. Aiutatemi. Eccolo lì, il buon vecchio Luigi. Ora sì che stiamo ingranando. Ah, scusate. Forse ho usato la parola sbagliata. Insomma, penso che dovremmo tirarlo fuori di lì in un modo o nell'altro. Qualche idea? Beh, prima di tutto ripariamo a questo coso. Ok. Ti salverò, fratellino, perché ricordo che Mario è il fratello maggiore. Quindi, sì. Allora, qualcosa da fare qua. Non riesco a muovermi, qualcosa da fare qua sotto. Sì, vediamo un po'. Che sia così. Sì, è abbastanza easy. Clunk. Eh? Mi sto muovendo! Sono salvo! Urra! No, non sono salvo! Aiuto! Non preoccuparti, caro fratellino. Qua sembra esserci una porta, o sono solo io? Vabbè. Fammi salire sulle scale e fammi aiutare mio fratello, quindi grazie. E... accia! Grazie, fratellone, mi hai salvato. E sei arrivato proprio al momento giusto per una piccola sorpresa. Ho finalmente trovato la chiave del castello di Peach. Davvero? Chiave Passepartout di Ninja Land ottenuta. Scovato da Luigi. Non avete idea della giornata che ho passato in questo posto. Stavo per tornare indietro e cercarvi quando è spuntato un ferocissimo e affamatissimo catenaccio. Katrina, ovviamente. Sono entrato qui per nascondermi, ma non trovavo più l'uscita. E poi sono stato attaccato da mille ninja. E alla fine mi sono ritrovato qui. L'ultima cosa che ricordo è che tenevo insieme gli ingranaggi con la mia faccia. Insomma, è stata una giornataccia, sia per me che per la mia faccia. Ma ne è valsa la pena, perché ho recuperato la chiave. Oh, e ora come faccio a dirglielo? Ecco, grazie mille, Luigi. Questa chiave ci serviva proprio, però... non è la chiave del castello di Peach, ma è il passepartout di questo parco. Cosa?
E io che ho corso tutto quel rischio per la chiave sbagliata? Ma era appesa al muro in quel punto che sembrava così importante. Ero sicuro che fosse la chiave giusta. Ma non mi arrendo. Ora vado a cercare la vera chiave del castello di Peach. Ci vediamo più tardi, fratellone. Ciao anche a te, Olivia. Let's go. Let's go. Però, l'ha presa bene. Che tipo in gamba. Piacerebbe anche a me essere come lui. L'avrei fermato, ma una volta che avremo sistemato tutti i nastri, in effetti la chiave del castello di Peach ci servirà. Tanto vale che continui la sua ricerca, no? Non si caccerà in nessun altro guaio, almeno credo. E ora che abbiamo il passepartout, possiamo aprire tutte le porte di questo parco. Andiamo ad aprire le porte del castello, ma dopo aver esplorato questo splendido labirinto dei ninja. Ok, quindi almeno sappiamo che Luigi sta bene e sicuramente, Olivia, sicuramente al 100% si ficcherà in qualche altro guaio. È Luigi, no? E questo non è Luigi's Mansion, quindi... Va bene, allora, vediamo un po'. Possiamo finalmente andare avanti per questo posto e... Aspetta, 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 fammi tornare indietro. Fammi tornare indietro, avevo visto qualcosa. Ok. Ok, allora sono... Trappole dappertutto, ok. Ah! Devo stare attento a dove metto i piedi, allora. Forse posso tastare le cose con il martello, appunto. Parlando di martello, lanciartello lucente, un martello più forte per attacchi a lunga gittata. Devo ancora provare quello normale di lanciartello. Camminiamo piano, va? Oh! Ok, allora un attimo. Devo andare qui. Qua c'era un qualcosa, quindi sto attento qua. Stiamo attenti dappertutto. Ok, qua ci posso andare. Qua pure. Qua no. Qua sì. Qua no. Ok, stiamo attenti. Un attimo. Qui forse? Qua c'è qualcosa? No, ok. Oh! Ok, piano. Oh mio Dio. Dango? Perché dango? Un attimo, qua posso... Aia! Qua posso andarci? Sì, ok. Un attimo, non vorrei aver sbagliato qualcosa. Allora... Potere del ricordo. Ok, mi ricordo dove mettere i piedi. Ok, no, non ho mancato niente qua. Allora, vediamo un po'. Il percorso è abbastanza easy quando me lo ricordo. Era fine qua, poi giù. No, non era qua, non era qua. Era qua, ok. Non posso mettere i piedi là. Qua non c'è nient'altro. Qua c'è un altro Todd. Carne. Ok. C'è un passaggio da qualche parte allora segreto, perché là non ci posso andare a piedi. Circa, altro Todd. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. E... Ah, ovviamente. Va bene, qui però c'è un passaggio. Tira! Che ci porta a delle scale. E un altro Todd nascosto, ok. Un altro Todd ninja nascosto. Perché non è un Todd. Non credo conti come Todd. Ho visto qualcosa, cos'è? Ok. Dai, vieni qua. Ah, ti posso schiacciare. Che bello poter shottare gli avversari senza alcun problema. E c'è anche un fungo. Mi conviene usarlo. Abbiamo perso un bel po' di punti vita. Qua c'è qualcosa. Sì, un altro topo. Ah. Tanto per controllare. Prima avevo 70. Ok, perfetto. Prima avevo 79 punti vita. Adesso ne ho 89. Ogni volta che entriamo in una battaglia. E là c'è qualcosa. Ok. E qua c'è qualche altra cosa. Ok. Ricarico quindi 10 punti vita. È una cosa molto buona in effetti. Molto molto buona. Finiti gli strappi. Ok, va bene. Voglio solamente controllare. Non ho mancato niente. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po'. Perché dovrei cadere adesso qua sotto, giusto? Ma prima qua. Aha! Quanto lo sapevo che c'era qualche cosa qua. Ora, apriti. E non c'è niente. Wow. La trollata, ok. Scendiamo giù, Geronimo Stilton, ok. Qualche altra cosa qua? Aha, ok. Qua? No. Qua? No. Qua c'è per forza qualcosa. Figuratevi se c'è qualcosa qui. Ok, ti ho visto. Beh, qualcosa qui c'è. Ok, quindi è... Chang... Non pensi che se mi... Sì, lo so! Mi dai il tempo di fare questi click? Oh, Luigi! Parlando di Luigi... Luigi! Wah! Cioè, no, aspetta. Let's go! Ok, e... Oh! Ok, mi sa che mi conviene salvare davvero. Dai, salvo il gioco. Ok.
E adesso, tanto vi ricordo, faccio backup di salvataggio. Ok, vediamo un po'. Non credo ci sia una battaglia boss. Forse c'è. Oh. Beh, basta stare attenti allora. Oh. Battaglia ondate contro ninji. Tanti ninji. Ok, questa ovviamente non la taglio, quindi... Oh, potere del cartomagno dell'acqua. Ok, vai allora. Vediamo un po'. Non è così semplice, no? Cioè, davvero? Ok, perfetto. Nice. Formazione riuscita, bonus attacco. Allora, scarpe lucenti come prima cosa. Ok, Mario... Destrugge! 2, 3, 4. Potere cartomagno sbloccato. Ripeto, buon per noi. Anche te. Ok, turno di Mario. Vai con 1, 2, ciao, ciao, ninji. E mancano gli ultimi. Ovviamente con il martello perché... Vai. Ah, dovevo usare quello lucente, no? Forse riesco a fare 20? Ok, no, fermi. Hanno un contrattacco. Quando... Si usano i martelli? Ok, dolore. Tanto dolore. Potere cartomagno, anche se non vorrei usarlo. Posso non usarlo? No, ok. Vai, Olivia! E prossima ondata, perché ovviamente la battaglia non è finita così. Quindi non posso usare i martelli. Questa è una cosa in realtà molto importante da sapere, eh. Vediamo. 3. Ah, sì. 1 2 3. Aha! Formazione riuscita, bonus attacco. Scarpe lucenti. Piano piano le sto usando parecchio, eh, queste scarpe lucenti. Quindi mi sa che dovrò comprarne almeno un altro paio una volta tornati a Borgo Todd. Quindi... Vai. Scarpe lucenti. Ne abbiamo altre? Ho controllato prima, vero? Non ho controllato prima? Non ne ho idea. Non mi ricordo. Non importa per adesso. Ultima. Wow, quante ondate. Va bene. Allora. Qua un po' più complesso, credo. Vediamo un po'. No. Non lo è per niente. Perché sarebbe... Così. E così. Nice. Allora, andiamo con scarpe lucenti di ferro, perché sono ancora piene. Vai. Dovrei in effetti consumare prima le scarpe lucenti che ho normali. Ok. Volevo in effetti controllare anche se le scarpe lucenti di ferro, cosa abbastanza ovvia, se appunto facevano più danno delle scarpe lucenti normali, ma non importa. Ok, sì, lo fanno. 5 danni in più sono tanti, in realtà, eh. Allora, rotte, ovviamente. Abbiamo scarpe lucenti normali di ferro, scusate, ok. 1, 2, ciao, ciao, ninji. Ho un po' di mal di testa, chiedo scusa. Ah, vabbè. Bonus battaglia, grazie mille, caro. Allora, adesso. Ciao, ciao, ninji, dammi questi cosi e controlliamo bene la stanza prima di usare l'artimagna. O l'artemagna. Allora, vediamo un po'. Quasi cade, ovviamente. Non sembra esserci nient'altro qua. Mi sa che devo usare direttamente l'artimagna e basta. Ok. Artimagni! Ok. Fuo! Ok. Ok, posso andare avanti? Via, 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 via. Ok, ce l'ho fatta. Sono vivo? L'importante è quello. Congratulazioni! Sei uscito vittorioso dalla casa dei tranelli. Da adesso sei cintura nera di Fungutsu. Da oggi tu sei un ninja. E vai, ce l'hai fatta. Sei sfuggito a tutte le trappole ninja. E hai risolto tutti gli enigmi da solo. Grazie, grazie. Devo dirti la verità. C'erano delle stanze che non sei riuscita a risolvere da sola. Sei un vero maestro ninja. Hai trovato 23 ninja nascosti. Ottimo lavoro. Ti manca poco per raggiungere la perfezione. Ne ho mancato qualcuno, forse un paio, perché 25 avrebbe senso. Il tuo livello ninja è ninja in gamba. Ecco la tua ricompensa. Una coda. Coda ninja. La casa dei tranelli è davvero subdola. Vedrai che andrà meglio la prossima volta. Ok, quindi dovrò tornare qua dentro, suppongo, per trovare l'ultimo o gli ultimi due
Ripeto, credo ultimi due ninja nascosti. Adesso vedremo. Intanto usciamo. Ah, ve lo siete perso proprio di poco. Il tizio verde che stiamo cercando è appena uscito da lì. Strano però, un ninja verde? Sarà una cintura verde? O forse è vestito così per le missioni nella giungla? È un bene che Luigi sia rimasto intrappolato in quegli ingranaggi giganti. Ora abbiamo la chiave. Ma qualcuno mi vuole considerare? Sono forse invisibile? Penso che ora dovremo aprire le porte del castello. Mi sembra di parlare da solo. Va bene, Bobby, chiedo scusa, ma quel coso si muove. E questo vuol dire che io posso, perché ho visto la piattaforma prima, andare qua sopra per andare poi a prendere lo scrigno. Quindi andiamo qua sopra. Così, no, così, ok. Bobby, ci segui oppure... No, ok. Andiamo qui, ed eccoci qua dietro, dove posso prendere lo scrigno che contiene un trofeo, ovviamente. Ah, bobomba, nice. E si può uscire da qua? Vero? Come si esce? Come si esce? Ah, ok, perfetto. Risolto, risolto. Allora, abbiamo ancora, se non sbaglio, 3 minuti. Forse un po' di meno, in effetti. Perché adesso non voglio assolutamente andare là avanti. Verso il maniero barra castello. Voglio più che altro cercare di capire che cosa posso aver mancato. So che non sono praticamente andato per niente nella zona a sinistra di Ninjaland. Quindi forse una rapida occhiata ce la posso dare. E poi basta. Quindi vediamo un po' qua cosa c'è. E poi finirà l'episodio. Vediamo un po'. Qua c'è un guscio. È un guscio cartapestifero. E là vedo dei Goomba che parlano, credo. Là vedo il Todd. Ok, vediamo un po'. Qua non c'è niente. Qua c'è qualcosa. Là vedo Todd origami nascosti. Posso salire qua sopra? Sì, ok. Goomba origami. Aha! Sconfitto. Quindi dammi le monete. Fammi riparare questo coso. E... posso fare qualcosa qua dietro? Sì, posso ascoltare. Cartapestifero dormiente. Spostamento non possibile. Per risvegliare, fare rumore forte. Ok. Faremo rumori forti quando troverò un modo per fare rumori forti. Ma prima andiamo qua. Vediamo che altro ho mancato. Devo andare un attimo qua perché... aspetta, ci arrivo da qua sopra? Sì, ci arrivo, vai, vai. Lancia, lancia, ripara. Ok, monete che mi conviene prendere in effetti. Li vedo, li salverò, non preoccupatevi. Ma prima, qua sotto c'è qualcosa. Ok, stacca. Olè. Vediamo un po', molto rapidamente, cosa altro ho mancato qua. Ho mancato forse... non sono mai entrato qua dentro. Ok, allora. Vediamo. Vedo, lo 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 vedo. Fammi andare qua sopra, per favore, e voilà. Ok. Todd risvegliato, rosso. Ho sentito che al dojo Occhio di Falco qui dietro si vengono grandi... sì, lo abbiamo già fatto, ciccio. Altri Todd? No, ma monete sì. Grazie. Allora, adesso mi sa che devo per forza staccare, quindi datemi giusto un momentino per andare nell'altra stanza. Ok? E poi... ah, dovrei salvare quel Todd, vero? Vabbè, salviamo quel Todd dal Goomba cartapestifero, che non è cartapestifero. E poi basta! Ok, ciao ciao. Wow! Un attimo che vi aiuto. Ok, uno. Prego. Uno Zabuton? Cos'è uno Zabuton? Non lo so. Due. Mi hanno di nuovo sfilato lo Zabuton preferito da sotto gli occhi. Ah, è il... com'è che si chiama? Il... esatto, quello. Il cuscino, ce l'ho fatta, il cuscino. Allora, e vediamo un po' se posso fare qualcosa per quel Todd. E poi basta. Scusatemi, ma a un certo punto mi si chiudono le narici e non riesco più a respirare. C'è un altro Todd, l'ho visto, però non so come arrivarci. So come arrivarci, so come arrivarci, so come arrivarci. Fammici andare da qua sopra. La bomba intanto resta laggiù o forse no. Allora, libera. Ah, non distruggetemi, sono solo un vecchio cartello. Invece sei un Todd. Oh, sei tu Mario. Ok, ti ho liberato. Ho visto quei brutti ceffi origami che attaccavano il personale della torre. E allora mi sono nascosto come un fifone. Fifone, ma ancora vivo. Ok, allora, parlando della torre di guardia, che è questa qua, dobbiamo andare qua dentro e aiutare i Todd. Quindi posso scendere, ma posso anche salire. Quindi andiamo su. Ah, ok. Va bene, però mi sa che ci conviene... vabbè, Dong!
Cartapestivero svegliato, spostamento possibile. Ok, però adesso devo occuparmi anche del cartapestifero. Va bene, ogni cosa a suo tempo. Prima di tutto i Goomba che non posso evitare. Goomba sconfitti, adesso posso fare qualche altra cosa? Mario mi hai salvato, bene o male? Meno male, che bene o male. Allora, stacca. Ok. E adesso, devo, mi sa, per forza sconfiggere questo Koopa gigante. Quindi proviamoci, dai. Quei soldati origami mi hanno catturato perché lavoro qui. Hanno intrappolato anche gli altri, lo sappiamo già. Sono preoccupato, puoi andare a salvarli. Ah, eccolo! Il suggerimento per andare avanti e cercare la zona. Ok, l'ho trovata ieri però. L'entrata è però nascosta per evitare che qualche... Vabbè, sì. Allora, sconfiggiamo questo Koopa gigante e poi fine, direi. Attenzione, ok. Ok, colpito. Adesso devo solamente colpirlo un altro po' di volte e poi dovrei aver fatto. Aia! Vieni qua, ciccio. Perfetto. Questo Koopa cartapestifero è davvero molto cartapestifero, quindi ciao. Ok, distrutto. Benissimo, quindi nella prossima parte di Paper Mario di Origami King andremo nel maniero. See you next time, baby. Ciao.